Buongiorno, benvenuti e bentrovati a Bergamo Scienza. Quest'oggi parliamo di un argomento abbastanza interessante e molto spesso snobbato, perché quando pensiamo alla nostra idea che abbiamo della chimica, molto spesso abbiamo quest'idea delle fiaschette con dentro i liquidi colorati che fanno cose strane, che fanno varie bolle, ma raramente ci ricordiamo che la chimica trae le sue origini, affonda le sue radici proprio nello studio dei gas, dagli esperimenti di Lavoisier, la scoperta dell'ossigeno. I primi passi che ha fatto la chimica sono proprio stati quelli di rendersi conto che l'aria che ci circonda è composta da gas diversi, da gas differenti, e ognuno con le sue proprietà. Insomma, per approfondire questo mondo dei gas che oggi diamo un po' per scontato, siamo venuti oggi in SIAD. Intanto vi presento i nostri ospiti di oggi, anzi, a dire il vero sono io l'ospite, perché loro sono di casa, partendo da Mauro Lupatini, di esperienza ventennale in SIAD, e ti occupi qui di gas speciali. Prima di andare oltre, io devo assolutamente chiederti cosa sono i gas speciali. È vero, gas speciali sono i prodotti che noi produciamo ad elevato grado di purezza, oppure quelli assolutamente analizzati e certificati per degli scopi particolari. Quindi sono quelli che nelle loro applicazioni esulano un po' delle classiche applicazioni tecniche. Ecco, scusami, perché era proprio una curiosità. Gas speciali, vabbè. Dall'altra parte invece c'è Marco Gaviraghi, anche lui da 20 anni in SIAD, e sei, diciamo, responsabile per quanto riguarda la regione Lombardia. Io, siccome siamo in questa location molto particolare, anche abbastanza colorata, ti chiedo innanzitutto dove ci troviamo e cos'è questo, quella che sembra arte moderna che ci circonda, che immagino arte moderna non sia. siamo a Bergamo, in quella che è la sede storica di SIAD, il quartier generale del nostro gruppo, e in particolare oggi siamo in una delle officine della SIAD Macchine Impianti, la società di engineering del gruppo, che tra i vari prodotti, tra le varie applicazioni, si occupa della produzione e costruzione di compressori, appunto la nostra scenografia. La macchina azzurra che è alle tue spalle è una macchina per la compressione di ossigeno, circa 3000 metri cubi ora, macchina abbastanza imponente, notevole, destinata al mercato tedesco per i gas tecnici. La macchina verde, il compressore verde, invece è un compressore per l'aria, destinata al mercato alimentare, in particolare per la produzione di bottiglie di PET. Questa fa bottigliette? Questa fa bottigliette, sì, fa bottigliette. Posso chiederti come? Nella sostanza si parte da una preforma, quella che viene chiamata una preforma, una provetta per intenderci di plastica, che viene scaldata e appunto con l'aiuto del compressore, dell'aria ad alta pressione erogata dal compressore, viene gonfiata un po' come un palloncino. E il risultato di questo gonfiaggio è la bottiglia che troviamo sugli scaffali del supermercato, dove ci si mette l'acqua gassata e tutte le bibite che conosciamo. Mi piace questo lancio, perché dopo torneremo anche su questa cosa. Veramente complimenti. Abbiamo detto, siamo nella sede storica di SIAD. Sì. Ti va di raccontarci, forse abbiamo anche un contributo video su cui parlare un po' di chi siete e cosa fate? SIAD è un gruppo internazionale, è il decimo gruppo chimico italiano, è tra i primi 10 gruppi chimici italiani, e si compone di diverse aziende, tutte collegate fra loro dal fil rouge, appunto, dei gas tecnici. Abbiamo la SIAD Gas, che si occupa della commercializzazione di gas tecnici in bombola piuttosto che sotto forma criogenica, ha un po' tutti i settori del mercato dell'industria italiana, da quello chimico a quello metallurgico piuttosto che quello alimentare. Abbiamo la SIAD Medigas piuttosto che SIAD Healthcare, che sono attive nel mondo del medicale, quindi gli ospedali, pazienti, piuttosto che anche l'ossigenoterapia domiciliare. Abbiamo tutta una serie di furgoni che portano l'ossigeno nelle case. Abbiamo appunto, dove ci troviamo oggi, la SIAD Macchine Impianti, che è la società di engineering che si occupa di tutto quello che è la produzione e la compressione di gas, anche loro tanto con gli impianti tipo quelli di frazionamento, che magari vedremo dopo, che producono il gas, fino ai grossi compressori. Anche loro sono attivi nell'industria alimentare, abbiamo visto, nell'industria petrolchimica, nell'industria del gas naturale, nelle raffinerie, nell'oil and gas.
Il gruppo SIAD si compone anche di aziende che hanno attività un po' particolari. Una è Tecnoproject, per esempio si occupa della depurazione e raffinazione di CO2. Okay. Quindi recupera la CO2, la raffina e la restituisce purificata. Abbiamo una società, Chiesa, che si occupa della produzione e ingegnerizzazione di bruciatori per la combustione, fino ad arrivare a Pentatech, che è una società che si è specializzata nell'analisi dei gas e quindi fondamentale per la certificazione, per verificare la purezza e garantirne così l'integrità. Beh, insomma, dicevamo prima i gas, queste sostanze un po' snobbate, ci hai dato un elenco di tantissime possibili applicazioni e mondi in cui possono trovarsi, e tra l'altro sfrutto bene quello che hai detto prima del frazionamento, che è questa pratica un po' particolare che volevo discutere assieme a Mauro. Però, cioè, appunto, abbiamo detto che l'aria già dai tempi antichi la studiamo per capire di cosa è composta, e sappiamo che è composta da diversi gas. Anzitutto ti chiederei, insomma, quali, e poi, appunto, come diamine facciamo? Va bene, è composta da diversi gas, ma come facciamo a tirarle fuori quelli che ci interessano? Esatto, è una domanda interessante. L'aria è composta principalmente da tre gas, che sono quelli che hanno le maggiori applicazioni. L'azoto per il 79%, il 21% circa di ossigeno e poco meno dell'1% di argon. Magari possiamo fare partire un video. Nel quale, a partire da queste informazioni, in realtà dobbiamo considerare che all'interno dell'aria abbiamo inquinanti, polveri, umidità, anidride carbonica, e quindi in realtà per riuscire a ottenere i singoli prodotti purificati dobbiamo innanzitutto eliminare tutto il particolato. Perché se la tirate fuori ci sarà sto particolato in giro. Esattamente. Nel nostro impianto principale qua in provincia di Bergamo, considerando la produzione di circa 1000 tonnellate al giorno di ossigeno, viene filtrata un sacco di aria, uh-huh. Circa 180.000 metri cubi ora di aria. Ostia. Moltiplicando per tutte le ore di un anno, effettivamente riusciamo a quantificare la quantità di polveri che riusciamo a levare dall'aria in diverse decine di tonnellate. Ma oltre all'eliminazione delle polveri, dobbiamo all'inizio anche eliminare totalmente l'acqua, l'umidità e l'anidride carbonica, perché in realtà la prima fase del processo è un raffreddamento a temperature bassissime. Arriviamo a circa 173 gradi sotto zero, e quindi è chiaro che non potremo avere dei cubetti di ghiaccio nell'aria liquefatta, no? Poi quest'aria liquefatta, attraverso questo processo di espansione che la raffredda a queste temperature, può essere immessa in una vera e propria colonna di distillazione. È chiaro che è una distillazione particolare, perché viene fatta a temperature bassissime. Certo. Comunque, non appena quest'aria viene immessa all'interno di una colonna molto alta, stiamo parlando di una colonna di circa 70 metri di altezza, chiaramente i componenti più volatili tenderanno ad andare verso l'alto, a diventare completamente dei vapori. Okay. E questo è quello che accade all'azoto. L'azoto ha un punto di ebollizione di meno 196 gradi, e quindi viene raccolto nella parte alta, nel vapore, in alto nella colonna. Al contempo, invece, i prodotti con temperature di ebollizione più alte, come l'ossigeno, tenderanno a raccogliersi in basso. Rimangono in basso. L'ossigeno bolle a 183 gradi sotto zero. Il processo di frazionamento naturalmente viene grandemente migliorato attraverso l'utilizzo di colonne molto alte, che hanno anche delle fasi di riempimento particolari, attraverso le quali è possibile aumentare fortemente la separazione tra il vapore e il liquido. Ma alla fine, nella parte alta della colonna, andiamo a separare in alto l'azoto a 196 gradi sotto zero e in basso l'ossigeno. Ok. Nell'aria dicevamo prima che però ci sono anche altri gas. Altre cose, infatti. Ci sono, per esempio, pensiamo ai gas nobili, l'elio o il neon sono anche essi dei prodotti abbastanza volatili, abbastanza leggeri, quindi tendono a raccogliersi in alto assieme all'azoto. Ok. E c'è modo di, cioè, una volta che si raccolgono in alto, c'è modo di separarli o
Ecco, non direttamente nella stessa colonna, però prelevando questo azoto e mandandolo a delle successive colonne di distillazione e di rettifica si potrebbero anche separare. Quindi si può fare un lavoro a più passaggi, cioè fai più colonne e ogni colonna vai più nello specifico. Andiamo nello specifico, esattamente. Questo accade anche per l'argon. L'argon ha solo 3 gradi in più nel suo punto di ebollizione rispetto all'ossigeno e quindi si raccoglie in una posizione intermedia della colonna. Prelevando il gas da questa parte della colonna e immettendola in una successiva colonna di distillazione, riusciamo a ottenerlo in forma pura fino al 99,999%. Ma quindi, scusami, cioè questa colonna enorme, quella diciamo la principale, esatto. Sotto, tra virgolette, raccogliete l'ossigeno che è più, diciamo, bolle a temperature più alte. In mezzo sapete che c'è una concentrazione maggiore di cripto, giusto? Di argon. Di argon. E qui pescate l'argon e sopra tirate fuori l'azoto. Tra l'altro ho segnato che qui avete anche un video del vostro impianto. Esatto, potremmo vedere questa breve ripresa dall'alto del nostro impianto principale di Osio sopra. Vedete queste colonne con le righe bianche e rosse molto alte, la colonna principale nella quale si separa l'azoto dall'ossigeno è alta circa 70 metri. E nelle colonne a fianco, che sono altre 2, viene effettuata in 2 stadi la separazione e poi la purificazione dell'argon. Naturalmente in questo sito industriale, questo non è l'unico impianto presente, ce ne sono molti altri, anche di frazionamento alta, aria, e si producono diversi altri gas a tutte le purezze. Produciamo ossigeno ad alta purezza, idrogeno, anidride carbonica, monossido di carbonio e molti altri gas speciali. Ecco, i famosi gas speciali. Io vorrei rimanere in basso in questa... Guarda, facciamo questo lavoro, seguiamo oggi il percorso da in basso alla colonna e saliamo in cima alla colonna. Per cui partiamo dall'ossigeno, che appunto è un gas che noi sappiamo essere fondamentale per la nostra vita, banalmente per sopravvivere. Però l'ossigeno può anche avere altre applicazioni oltre a farci sopravvivere, che già non è un'applicazione trascurabile, per carità, però... Sì, l'ossigeno è, per esempio, fondamentale nel processo di depurazione delle acque. La depurazione è così la pietra miliare per una gestione oculata e green delle risorse e dell'ambiente. La depurazione, così, per semplificare, avviene in grosse vasche, dove vengono convogliate le acque sporche, le acque contenenti i detriti, quelli che vogliamo eliminare. E in queste grosse vasche ci sono dei batteri. L'ossigeno serve appunto a questi batteri. Contrariamente a quanto si può pensare, non è l'ossigeno che agisce direttamente sugli inquinanti, sullo sporco che viene portato in queste acque. L'ossigeno è il nutrimento, permette ai batteri di respirare. Se questi batteri crescono e si sviluppano, sono essi stessi a mangiare, ad abbattere e quindi a demolire gli inquinanti che sono all'interno delle acque. Beh, è interessante, sono dei batteri buoni, se vogliamo. Dei batteri buoni. A cui dobbiamo andare da mangiare. Assolutamente sì. L'ossigeno in questo modo permette di sviluppare il processo di depurazione perché permette di paradossalmente avere più batteri e quindi rendere il processo più efficace, permette di avere vasche più piccole, permette addirittura di avere vasche chiuse. Immaginiamo di essere al centro di una città o in una zona così, non proprio... Dove non è gradevolissimo. L'hai detto tu. Oppure ancora permette, immaginiamo delle cittadine dove per effetto per esempio del turismo abbiamo dei picchi di popolazione, quindi in determinati periodi viene convogliato una maggiore quantità di inquinanti da depurare e l'ossigeno è di aiuto per permettere questo tipo di smaltimento. Appunto in SIAD abbiamo 2 gruppi, un gruppo che si occupa dello sviluppo delle applicazioni dell'ossigeno, quindi di promuoverlo, e anche un laboratorio biologico, la dottoressa Pasinetti è la nostra responsabile, e questo laboratorio ha lo specifico scopo appunto di andare ad approfondire, di ricercare sulla depurazione. Se non erro abbiamo anche un video dove la dottoressa ci spiega nel dettaglio. Sulla cartelletta ho scritto di sì, che abbiamo un video. Sì,
Sono Eleonora Pasinetti e questo è il laboratorio di biologia e chimica ambientale di SIAD. Il laboratorio fa parte del settore ricerca dell'azienda e la nostra attività prevede lo studio di fattibilità di processi di depurazione per quanto riguarda il disinquinamento delle acque reflue, quindi le acque utilizzate e le acque di falda. SIAD è impegnata da 30 anni nella messa a punto di processi e di tecnologie all'avanguardia per la risoluzione di problematiche ambientali sempre più stringenti e la nostra attività prevede proprio questo, cioè iniziamo lo studio di una problematica ambientale con test e attività analitiche a scala laboratorio per poi passare alla scala reale, quindi la realizzazione di impianti per l'applicazione, visto che oggi parliamo di ossigeno, appunto dell'ossigeno. L'ossigeno è un elemento chimico fondamentale per la vita e lo è anche nel mondo, nel settore ambientale, quale quello appunto della depurazione delle acque e anche la rimozione degli inquinanti nelle acque di falda. SIAD ha messo a punto e continua lo studio per la messa a punto e realizzazione di brevetti che consentono il trasferimento dell'ossigeno nei comparti ambientali ad impatto zero. Ecco, come abbiamo visto appunto, lo scopo fondamentale del nostro laboratorio è quello di sviluppare e promuovere il processo di depurazione occupandosi appunto di questi batteri che sono l'aspetto principale. Una delle applicazioni, delle attività più importanti è proprio quello di andare a simulare quello che sarà il futuro depuratore, quindi andare a scegliere, andare a crescere questi batteri per vedere se effettivamente sono in grado di abbattere l'inquinante. Quindi arriviamo a delle prove, a dei test in piccolo, come se fossero dei micro depuratori, in cui i nostri colleghi vanno a raccogliere appunto l'inquinante, immetterlo in queste vasche e vedere se il processo di depurazione effettivamente avviene come è atteso. L'ingegner Cascio, che è uno dei collaboratori della dottoressa Pasinetti, in uno di questi video ci fa vedere bene come funziona questo studio. All'interno del gruppo di ricerca del laboratorio di chimica e biologia ambientale e mi occupo di prove e sperimentazioni per testare l'utilizzo dell'ossigeno all'interno della depurazione delle acque. Infatti l'ossigeno è un componente fondamentale per la crescita batterica che permette quindi ai batteri di crescere, respirare e quindi rimuovere le sostanze inquinanti all'interno delle acque sporche in uscita dalle nostre case. Qui è mostrato un piccolo esempio di una vasca di depurazione in cui trattiamo l'acqua sporca per poterla rimettere in ambiente. Come evidenza della crescita batterica e quindi della rimozione delle sostanze inquinanti, vediamo il colore, l'imbrunimento dei supporti presenti all'interno del reattore, da un colore bianco a un colore scuro. Inoltre l'utilizzo dell'ossigeno puro per trattare l'acqua sporca permette di ridurre la fuoriuscita di gas dalle vasche di depurazione e quindi un minore impatto ambientale dell'intera filiera di depurazione. Un'altra applicazione dell'ossigeno all'interno della depurazione delle acque reflue è quella di favorire i processi chimici. In realtà l'ossigeno non reagisce direttamente con gli inquinanti all'interno delle acque sporche, ma può essere utilizzato per la produzione di ozono. L'ozono è una sostanza altamente reattiva che può essere utilizzata nel trattamento delle acque sporche come finissaggio dell'acqua reflua prima dello scarico in ambiente. In particolare può essere utilizzato per la disinfezione del reflue, quindi l'igienizzazione e l'abbattimento della carica batterica, oppure per l'ossidazione di sostanze organiche, quindi ottenere la decolorazione del reflue oppure la rimozione di microinquinanti come i residui dei detergenti. Qui mostriamo un esempio dell'ossidazione chimica con ozono. Vediamo un'acqua inizialmente trasparente, sporcata con un colorante e quindi assumere una colorazione azzurrina. E l'insufflazione dell'ozono all'interno dell'acqua permette la riduzione del colore e quindi permette all'acqua di tornare al suo colore originario trasparente.
Beh, insomma, abbiamo visto sia questi, diciamo, piccoli apparecchi per fare la prova, perché non è che si può partire dal depuratore dicendo ma probabilmente funziona, no, vediamo prima se funziona e poi scaliamo e lo facciamo in grande. E poi quest'altra, se vogliamo, forma dell'ossigeno, no? Perché l'ossigeno può essere in forma sia diatomica, che è l'ossigeno che respiriamo, ma anche può essere composta da tre atomi di ossigeno, che è questo ozono. E di ozono si parla spesso, ma si fa molto spesso confusione. Qui abbiamo visto come può essere utilissimo, ad esempio, per la disinfezione delle acque. Nell'ultimo periodo si è parlato molto per disinfettare magari locali e non locali, oppure a volte d'estate si sente parlare dell'ozono come di un inquinante da respirare. Ci puoi fare un po' di chiarezza sull'ozono? L'ozono è una molecola estremamente reattiva, estremamente è un fortissimo ossidante e quindi reagisce molto velocemente con tutte le sostanze e le specie chimiche con cui viene a contatto. Nel mondo della depurazione, come appunto ci ha fatto vedere il collega, è utilizzato nella parte finale del processo. Innanzitutto come disinfettante, perché fondamentalmente quando queste acque depurate si avviano a essere immesse nei bacini, nei bacini fluviali, non si desidera che, è meglio, come dire, non è il massimo che tutti quei batteri vengano reimmessi. Certo. E quindi la disinfezione di queste acque avviene attraverso la dissoluzione di ozono e quindi l'abbattimento del numero di batteri presenti. Ma la reattività dell'ozono è utile, per esempio, anche laddove si vuole andare a decolorare. Spesso non solo le acque sono, fra virgolette, sporcate da sostanze in sospensione, ma sono anche colorate. Ecco, la capacità di reazione dell'ozono, l'elevata capacità di ossidazione, è in grado di aggredire i coloranti e, come ci ha fatto vedere il collega, riportare l'acqua alla limpidezza. Ancora, alcuni inquinanti presenti in micro quantità che l'ozono non è in grado di che i batteri non sono in grado di abbattere, quali per esempio molecole come antibiotici, l'ozono lo è. Quindi per evitare che queste microparticelle, queste micromolecole, queste micro quantità di molecole finiscano nei fiumi, nell'ultima parte della depurazione usiamo l'ozono ed ecco che l'ozono ci permette di avere un'acqua particolarmente pulita. Un'altra curiosità che vi posso dare è che l'ozono è utilizzato per esempio nel ripristino di falde acquifere al di sotto dei classici distributori di benzina. Ok. In alcuni casi, quando il contenitore, lo stoccaggio del distributore perde, ci sono delle piccole quantità di carburanti, di idrocarburi che finiscono nella falda, che così risulta... Non è gradevolissimo, immagino. Inquinati, ahimè, non potabile. Ecco che se noi introduciamo dell'ossigeno nella falda, con un sistema che poi i colleghi ci faranno vedere in un video, questo ossigeno stimola la crescita di batteri che, come nei depuratori, mangiano letteralmente questi idrocarburi e la falda ritorna a essere pulita. Forse è molto più facile da vedere che da spiegare. E allora lanciamo il video. Sono Michela Peroni, lavoro nel laboratorio di biologia e chimica ambientale e seguo la parte di prove e sperimentazione. L'ossigeno viene utilizzato nella depurazione delle acque, ma può essere impiegato anche nella bonifica dei siti contaminati. Infatti, anche le nostre acque di falda possono essere inquinate da sversamenti di prodotti chimici. SIAD ha messo a punto un sistema di iniezione di ossigeno nelle acque sotterranee al fine di promuovere i processi di depurazione svolti dai batteri naturalmente presenti nelle acque di falda. Qui vediamo una rappresentazione del sistema di iniezione di ossigeno in acqua di falda. In particolare è stato messo a punto un diffusore che consente di alimentare l'ossigeno sotto forma di bollicine micrometriche che si disciolgono nell'acqua, così da aumentare la concentrazione di ossigeno e promuovere appunto i processi batterici. Le applicazioni di campo possono essere precedute da test di laboratorio,
per vedere se i contaminanti, gli inquinanti che sono presenti nell'acqua di falda possono essere rimossi per via biologica. Eccoci, mi vedete dietro lo sfondo diverso rispetto a prima perché abbiamo fatto un magico gioco registico nel momento in cui non eravamo, c'era il video, abbiamo allestito questo set. Cosa stiamo combinando? Effettivamente abbiamo portato qua su questo tavolo alcune confezioni alimentari. Infatti nella vita di tutti i giorni capita a tutti di mangiare, sì. È una buona cosa. E possiamo ricordare che effettivamente con la trasformazione che c'è stata negli ultimi decenni nella distribuzione non vengono sostanzialmente più venduti dei prodotti sfusi, ma nelle singole confezioni dei vari prodotti alimentari si può ottenere una maggiore qualità, una maggiore sicurezza, in definitiva una maggior durata anche del prodotto, quindi una riduzione anche degli sprechi, grazie alla sostituzione dell'aria con dei gas. Uno dei primi obiettivi della sostituzione dell'aria delle confezioni con un'atmosfera modificata è solitamente la sostituzione dell'ossigeno con qualcosa di inerte. L'ossigeno infatti tende a variare il colore degli alimenti oppure, essendo un ossidante, anche a degradarne la qualità, per esempio distruggendo alcuni prodotti principi nutritivi molto importanti come gli acidi grassi polinsaturi, alcune vitamine. Quindi, ad esempio, in questi prodotti è possibile togliere l'aria al momento del confezionamento e immettere un'atmosfera a base di azoto. In questo caso abbiamo un piccolo analizzatore che ci permetterà in questo momento di andare a verificare che all'interno della confezione di formaggio grattugiato dovremmo trovare un'atmosfera impoverita di ossigeno. Quindi vado a praticare una foratura, con un ago andiamo a prelevare un campione di aria presente all'interno della confezione e l'analizzatore ci dovrebbe restituire un dato che in questo momento ci dice abbiamo nella confezione il 14,8% di anidride carbonica e una riduzione della concentrazione dell'ossigeno rispetto a quella che normalmente è presente in atmosfera significativa. Quindi, cioè, di solito, cos'è che avevamo detto prima, 70% azoto, 21% ossigeno, l'anidride carbonica pochissima. Qua c'è il 14%. Qua abbiamo il 14,8% di anidride carbonica che, se consideriamo che queste confezioni vengono mantenute in frigorifero, si discioglie letteralmente nella fase acquosa o nella fase grassa dell'alimento e così disciolta riesce a garantire un tempo di conservazione molto, molto più lungo. Beh, caspita, tutte queste confezioni hanno delle atmosfere, diciamo, modificate per garantire la... Per garantire la qualità e la sicurezza, in definitiva una durata maggiore. Tra i gas che vengono utilizzati di più ci sono appunto l'azoto, che può essere spesso miscelato con l'anidride carbonica, in varie concentrazioni, dal 20 al 30% nella maggior parte degli alimenti, per esempio nei tortellini, okay, paste. Mi sono appena trasferito a Bologna, apprezzo tantissimo la presenza del tortellino in questo esperimento. Esatto. Ecco, ma i gas in effetti possono anche essere utilizzati per conservare decisamente più a lungo di un prodotto fresco i prodotti alimentari. Possono anche essere utilizzati per effettuare la surgelazione. Abbiamo un breve video che ci fa vedere l'effetto dell'azoto liquido a contatto con una materia prima. In questo caso vediamo tutto questo vapore che è questa nebbia che è generata dalla condensazione dell'umidità dell'aria, l'azoto liquido ricordiamo che è a quasi 200 gradi sotto zero, e una sostanza vegetale immersa in un liquido così freddo, diciamo che raggiunge nel tempo di pochi secondi o pochi minuti nel cuore dell'alimento la temperatura di surgelazione, che è di meno 18 gradi. Beh, ma senti, posso chiederti una cosa? Perché dovremmo utilizzare
l'azoto liquido rispetto a che prenderla e metterla in un freezer, in un frigorifero che porta la temperatura molto molto bassa, ma non così bassa. Non così estrema. Cioè, perché non stiamo strafacendo e potremmo fare una cosa molto più semplice. Sì, effettivamente nel congelamento, cioè quello che avviene quando mettiamo un alimento nel nostro freezer, dobbiamo considerare che ci possono servire a volte minuti, ore per raggiungere i meno 18 la temperatura di congelamento nel cuore del prodotto. E con un tempo di congelamento così lungo succede che l'acqua contenuta in tutte le cellule, vegetali o animali, ha il tempo di congelarsi, ma accrescendosi in cristalli di dimensioni maggiori rispetto a quelli che sono la dimensione delle membrane cellulari. Il risultato è che con un alimento congelato, nel momento dello scongelamento, abbiamo spesso la rottura delle fibre dell'alimento. Questo non accade se il fenomeno del raffreddamento, no, arrivare a meno 18, avviene nel giro di pochi secondi o pochi minuti. Si formano cioè dei microcristalli all'interno delle cellule che sono di dimensione subcellulare, quindi otteniamo una qualità maggiore. Se raffreddi in frettissima non si spacca la cellula? Non si spacca la cellula. Che è una cosa, diciamo, auspicabile. Assolutamente, sì. Lo vediamo quando togliamo la bistecca dal congelatore, a volte capita di trovare un'evidenza, no, del fatto che un po' del tessuto si è rovinato. E quindi dovrebbe mantenersi anche di più il sapore, immagino. Assolutamente, è una questione di qualità, di consistenza, e oltre a questo, questa tecnica dell'utilizzo dell'azoto liquido permette anche di surgelare in singoli pezzi alcuni alimenti particolarmente pregiati, come per esempio i frutti di bosco. Ah, eh beh sì, mica pizza fichi, frutti di bosco, scusa. Tra l'altro io vedo che sul tavolo abbiamo non solo delle confezioni di alimenti freschi, ma abbiamo anche delle bottigliette che purtroppo non sono lì per noi, ma sono lì per questo... Beh, così, le possiamo osservare così. Sì, esatto. Sì, sono due bottigliette d'acqua in questo caso. Questa è una bottiglietta di acqua gassata, quindi in questo caso abbiamo disciolto, potrebbe essere acqua o un'altra bevanda gassata, dell'anidride carbonica che diventa esattamente addirittura un ingrediente alimentare. Che è quello che dà il frizzante. Quella che la rende frizzante. Mentre nel caso dell'acqua naturale, per aumentare la conservazione del prodotto e anche per dare consistenza alla bottiglietta, normalmente viene utilizzato dell'azoto gassoso o addirittura una goccia di azoto liquido viene fatta cadere all'interno della bottiglia appena un attimo prima della chiusura. In questo modo la goccia di azoto liquido si espande immediatamente e come un'onda fa, diciamo, allontanare l'aria presente nello spazio di testa e mantiene immediatamente chiusa una certa pressione ed ha consistenza. Quindi metti una gocciolina di azoto liquido, questo gassifica appena va bene. Istantaneamente. E fa tipo una bombetta che butta via l'aria, tu chiudi di colpo? Viene allontanata e la tempistica è importante, perché nel chiudere immediatamente manteniamo, se misurassimo con un analizzatore, troveremo azoto, non aria, all'interno della bottiglia. Guarda, io voglio rimanere invece, abbiamo parlato d'azoto, ma prima c'era quel bel esempio dell'anidride carbonica che dà il frizzante, perché io voglio rimanere sull'anidride carbonica come gas, passando questa volta la parola a Marco, perché insomma dell'anidride carbonica si parla tanto, se ne abbiamo parlato, sappiamo che è anche un problema dal punto di vista ambientale l'anidride carbonica, sì. Però insomma può essere utilizzata per conservare più e meglio i cibi, può essere utilizzata, può avere delle applicazioni per rendere più gustose magari delle sostanze, cioè non è tutta da buttare l'anidride carbonica. Assolutamente no, assolutamente no. Io ti chiedo questo, tu sei l'uomo dei chiarimenti. la CO2, l'anidride carbonica, non è solo il gas serra, come dicevi tu, quello a cui siamo portati a pensare quando viene citata. Entra nella nostra vita a diversi livelli, è estremamente utile, è intanto il gas delle bollicine, come ci diceva Mauro, dell'acqua gassata, è un gas utilizzato nell'industria alimentare, non solo appunto per gasare l'acqua, ma per raffreddare i cibi, per regolarli, per conservarli. È utilizzata anche nell'industria farmaceutica, è un ottimo solvente,
Pensiamo per esempio alla produzione del caffè decaffeinato. È l'anidride carbonica che scioglie la caffeina all'interno del chicco di caffè, la preleva, quindi abbiamo da una parte il caffè decaffeinato e dall'altra caffeina purissima che può essere utilizzata addirittura come principio attivo. Ancora l'anidride carbonica è utilizzata negli ospedali. Alcune delle miscele che respirano i pazienti, i malati, sono a base di CO2 e hanno degli effetti curativi sulle malattie. Un'altra forma, che non è solo quella liquida in cui viene utilizzata l'anidride carbonica, è il ghiaccio secco. L'anidride carbonica solida si presenta sotto forma di ghiaccioli, utilizzato per raffreddare gli alimenti, utilizzata negli aerei, utilizzata in molti... Quindi il ghiaccio secco non è ghiaccio d'acqua? Assolutamente no. È anidride carbonica ghiacciata? Si chiama ghiaccio secco proprio perché quando si scioglie... Non lascia bagnato. Non si produce acqua e l'alimento in cui o la sostanza che vogliamo conservare rimane secca. Il ghiaccio secco, per esempio, viene utilizzato per il trasporto di campioni biologici, di organi addirittura, e quindi permette la conservazione in una temperatura molto molto bassa di sostanze. Tra l'altro una cosa anche forse sicuramente meno importante del trasporto degli organi, in cui mi sembra venga utilizzata l'anidride carbonica, è il lavaggio a secco. Molto spesso viene fatto con l'anidride. Assolutamente sì. Con l'anidride carbonica. Però allora abbiamo capito che diciamo ha tante applicazioni. Sappiamo anche essere un problema, ma io credo che il grosso problema che è importante chiarire dell'anidride carbonica è quando la tiri fuori da dove. Cioè, se l'anidride carbonica che è in atmosfera la tieni in atmosfera, bene, il problema è quando la tiri fuori da sottoterra e la emetti. Però mi sembra che l'anidride carbonica che utilizzate voi derivi non da sottoterra, ma da un ciclo virtuoso. Da un ciclo di economia circolare, se vuoi. Ti va di parlarcene? Esatto. In effetti, come dicevi tu stesso, appare un po' contraddittorio che il 40% dell'anidride carbonica viene prodotto estraendolo dal sottosuolo. Perché ci sforziamo tanto di eliminarla, di rimetterla, si parla di carbon sequestration. Ecco, per questa ragione SIAD ha deciso di ricavare la sua CO2 da un ciclo virtuoso che è quello del biometano. È un esempio molto bello di economia circolare, e quindi nella produzione del biometano, durante la produzione del biometano, la SIAD recupera la CO2 che poi vende e utilizza per tutte quelle applicazioni che abbiamo detto. Tra l'altro forse abbiamo un video sul biometano, se ti va di commentarlo. Abbiamo un bel video. SIAD, questo è il ciclo di produzione del biometano. SIAD entra un po' a tutti i livelli in questa catena produttiva. Intanto il biometano viene prodotto dalla fermentazione di biomasse, che possono essere deiezioni animali piuttosto che la classica frazione di rifiuto solido urbano, quello che la mamma mette fuori dalla porta. Queste sostanze vengono fatte reagire all'interno di grossi silos in modo anaerobico, sempre con dei batteri che ricordano un po' quelli prima della depurazione, e questi batteri, andando ad aggredire, a scomporre le materie biologiche, producono gas che sono metano e CO2. Questi gas possono essere separati, quindi il metano può essere depurato, portato fino al 100% e di nuovo compresso o liquefatto e utilizzato per esempio anche per l'autotrazione, per i camion e per le macchine, e la CO2 allo stesso modo può essere purificata, resa sterile, resa biologicamente pura per l'utilizzo anche appunto negli alimenti, fino a essere liquefatta per essere trasportata anche a lunga distanza. La cosa bella da osservare è che le società del gruppo SIAD entrano un po' a tutti i livelli in questo ciclo produttivo, intanto nella depurazione, nella purificazione iniziale, dove appunto abbiamo una società che si occupa con membrane o attraverso tecnologie di separare la CO2 dal metano. Che e immagino poi, non sia cosa semplicissima, tra l'altro. Che non è cosa molto semplice, anzi è cosa abbastanza difficile, soprattutto nell'assicurare continuità e purezza. Poi abbiamo appunto la nostra società di engineering che, come abbiamo visto con i compressori, si occupa appunto di fare funzionare il processo fino a occuparsi anche della liquefazione del metano
del biometano, del metano che viene prodotto. Abbiamo anche la società che si occupa, come si diceva, dell'analisi di questa CO2, perché per venderla appunto, per metterla negli alimenti, piuttosto che per usarla sui pazienti negli ospedali, bisogna dimostrare l'effettiva purezza, l'effettiva sterilità, e abbiamo appunto Pentatec che si occupa dell'analisi, di tutta l'ingegnerizzazione dei sistemi di analisi che poi vanno a certificare e a garantire la purezza di questi due prodotti. Ma intanto volevo ringraziarvi così tutte e due, perché stanno arrivando una marea di commenti, ne mando addirittura un altro, che dicono che riuscite a spiegare in maniera chiara anche processi che sono molto molto sofisticati nonostante la mia presenza, che però c'è questa cosa incredibilmente affascinante, cioè di come anzitutto vi inseriate in tanti punti di questo processo circolare, di come questo processo circolare vada essenzialmente a utilizzare il carbonio, no? Sia per il metano che per l'anidride carbonica, sono entrambi composti a base di carbonio che è già in atmosfera, perché per fare le biomasse sfruttano quello che è già in atmosfera, e venga recuperato per fare energia da un lato e recuperare anidride carbonica, esatto, per un sacco di altre applicazioni. Tra l'altro hai parlato alla fine anche dell'importanza di essere sicuri di avere dei prodotti che siano puri, il più puri possibile, ma per farlo, e qui faccio opla, ma per farlo immagino che non sia una cosa scontata andare a fare delle misurazioni di purezza di un gas. Come diamine si fa? Effettivamente è un problema, nel senso che già noi facciamo dei prodotti estremamente puri, e quindi la misura richiede delle precisioni e delle accuratezze veramente particolari. La chiave è quella sempre di poter disporre di un confronto con idealmente un valore vero, che non sempre purtroppo è disponibile. Beh, certo. Però possiamo mutuare l'idea da quello che succede con le misure, per esempio, di massa o di lunghezza. Come facciamo a misurare queste quantità? Fondamentalmente dobbiamo riferirci attraverso una catena di confronti con le unità di misura internazionalmente riconosciute, cioè il chilogrammo campione e il metro campione, quelli costruiti con quella lega particolare di platino e iridio, che sono conservati a Sèvres, a Parigi, presso l'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure. Ecco, in modo del tutto analogo, anche nel caso delle miscele di gas, è possibile il riferimento a delle miscele primarie attraverso una catena non interrotta di confronti, e questa è proprio la catena metrologica. Ok. Cioè è qualcosa attraverso la quale noi riusciamo sempre ad avere un riferimento condiviso anche a livello mondiale, che è una cosa estremamente importante nel tempo attuale. Si arriva ad avere, diciamo, un prodotto che si può dire questo è lo standard da utilizzare per paragonarlo a tutte le altre misure. Esattamente, esattamente. Bisogna arrivare a un livello di purezza che immagino non indifferente. Forse possiamo vedere un video che è stato girato presso il nostro centro LAT di SIAD, che si trova sempre all'interno dello stabilimento di Osio Sopra, e che può spiegare così con quale cura veramente riusciamo a produrre delle miscele e con la precisione necessaria per veramente pesare tutti i singoli componenti all'interno di una miscela, validare queste misure di peso con delle analisi, e il tutto utilizzando degli standard di riferimento di livello metrologico. Quindi direi facciamo partire il video e lo guardiamo. Sono Francesco Pigazzini, sono responsabile metrologia e qualità del centro LAT e del produttore di materiali di riferimento SIAD, e qui ci troviamo nella sala dove avviene la produzione di queste miscele di gas. SIAD è accreditata dal 2001 per la produzione di queste miscele, accreditata secondo ISO 17025 come laboratorio di taratura e accreditata sotto ISO 17034 come produttore di materiali di riferimento. SIAD sotto accreditamento produce miscele di gas metrologicamente riferibili.
ossia tutte le misure, quindi di concentrazione, sono effettuate attraverso una serie di confronti con campioni metrologicamente riferibili. Questo cosa significa? Facciamo un esempio semplice. Una volta che è stata definita un'unità di misura, ad esempio, la vecchia definizione di chilo era: un chilo è un litro di acqua distillata a 4 gradi. Da questa definizione viene prodotto un campione di riferimento. Da questo campione si possono produrre altri campioni e quindi iniziare una catena metrologica. Poi questi campioni verranno utilizzati ad esempio per tarare le bilance che utilizziamo tutti i giorni devono essere tarate e quindi hanno necessità che vi siano dei campioni metrologicamente riferibili. Queste miscele metrologicamente riferibili vengono prodotte utilizzando, pesando ciascun componente che viene immesso in bombola. A tale scopo bisogna utilizzare materie prime molto pure e bilance molto sensibili, quindi che pesano quantità molto basse nell'ordine dei milligrammi. Beh, abbiamo capito che comunque bisogna arrivare veramente a un livello di raffinatezza incredibile. Però una domanda io te la vorrei fare, cioè non è che staremo facendo un po' troppo i puntigliosi, staremo andando un po' troppo nello specifico, non è che staremo parlando, questa ce l'ho da prima, di aria fritta in questo senso, cioè nella nostra vita di tutti i giorni arrivare a un livello di precisione metrologica, a cosa serve? Effettivamente ci si può chiedere questa cosa. Potremmo fare questo esempio. Il fatto di disporre dei campioni di riferimento e strumenti di misura così precisi lo utilizziamo tutti i giorni. Pensiamo nel momento nel quale utilizziamo uno strumento come il sistema GPS per la localizzazione della posizione, che ci permette di avere una precisione dell'ordine del metro oggi. Ecco, questo è possibile perché in realtà oggi è possibile misurare il tempo con precisioni dell'ordine del miliardesimo di secondo. Se non fosse possibile arrivare a queste precisioni, diciamo avere delle precisioni dell'ordine del milionesimo, no? Tre ordini di grandezza di meno, avremo un'incertezza sulla misura della posizione di chilometri. Che non è una cosa. Che non è una cosa. Sai andare in giro, sei per me arrivare a Bergamo con l'imprecisione di chilometri, che disastro sarebbe ecco, stato. Non useremmo più i navigatori, non avremmo non più. Non torno più a casa. Siamo più abituati, no? Ecco, quindi per mutuare questo esempio, che in realtà nella vita di tutti i giorni la precisione serve, ecco, possiamo portarlo per riparlare di gas, per esempio della misura della qualità dell'aria, una cosa che come cittadini interessa a tutti noi. Per misurare la qualità dell'aria vengono fatte tantissime misure di concentrazioni di inquinanti presenti a livelli di concentrazione molto bassa, stiamo parlando dell'ordine delle parti per miliardo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, anidride solforosa e tanti altri. Quindi a questo livello, no, per dare significato e confronto a queste misure della qualità dell'aria, o anche per misurare il livello di inquinamento nelle emissioni dei motori a combustione, oppure per misurare le emissioni dei grandi impianti industriali. È importantissimo avere la possibilità di avere delle riferibilità, di poter confrontare le analisi tra di loro, e questo è possibile utilizzando delle miscele di questo tipo. Sempre parlando di emissioni industriali, diventa molto importante quantificare esattamente le quantità di gas serra che vengono immessi in atmosfera. L'obiettivo finale per le future generazioni, no, è quello di azzerare in definitiva le emissioni di gas serra, e quindi dobbiamo disporre di un metodo di strumenti di misura molto precisi, quindi la metrologia in questo ci può dare delle risposte. Guarda, io intanto ti ringrazio tantissimo, vi ringrazio tantissimo, stiamo arrivando al punto in cui possiamo iniziare a porvi delle domande che ci sono arrivate durante l'incontro. Partirei da, intanto alzo il tablet perché se parlo sul microfono mi dicono che non va bene per l'audio e mi fucilano, mi lanciano proprio addosso le cose. E quindi faccio vedere la domanda di Karenina che chiede: è vero che ci sono tubazioni che portano gas alle ditte come
dei metanodotti e quali gas si possono distribuire attraverso queste tubazioni? Adesso non so chi di voi vuole... È vero, abbiamo, noi li chiamiamo gasdotti, ci sono delle tubazioni che partono dall'impianto che è l'impianto di frazionamento principale che ci ha fatto vedere Mauro, che portano direttamente l'ossigeno, l'azoto o l'idrogeno, i nostri gas principali, direttamente alle aziende che li utilizzano. In questo modo siamo particolarmente virtuosi perché evitiamo non solo di doverlo liquefare e portare, evitiamo anche tutta una serie di costi per l'ambiente che sono appunto il trasporto, le cisterne, i viaggi, quindi il gas arriva un po' come il metano nelle nostre case, arriva direttamente dal nostro impianto di produzione all'acciaieria o all'industria chimica, all'industria farmaceutica che ne fa uso. Ma allora io ne approfitto, faccio una domanda, questa volta mi interessa a me, per cui però vado oltre, cioè al di là invece di questi gasdotti ci sono altri metodi per trasportare i gas che vengono utilizzati? Sì, allora il metodo più semplice è la classica bombola che tutti conosciamo, beh, sì, vero. Prendiamo l'azoto, lo comprimiamo e portiamo la bombola. L'altro metodo è quello appunto della liquefazione, l'azoto piuttosto che il metano o l'ossigeno possono essere liquefatti, in questo modo lo concentriamo, lo mettiamo in un'autobotte refrigerata, questa autobotte va dal cliente, va al punto d'uso, viene travasato in un contenitore fisso e mano a mano che questo gas evapora viene utilizzato dal cliente, in questo caso piuttosto che il paziente, anche negli ospedali funziona così, in questo modo si evita di portare un sacco di bombole, si evita di avere un numero enorme di viaggi, al limite quasi non possibili. Ma tra l'altro è arrivata un'altra domanda da Candy Candy 1972, che immagino non sia il nome vero di questa persona, che però fa una domanda interessante. Cioè, perché l'anidride carbonica non la prendiamo direttamente dall'aria? No? Cioè, hai parlato prima che la si prende da... È un'ottima domanda. Quindi dice, se l'anidride carbonica nell'aria è pericolosa e dannosa, è un problema. Perché non puliamo l'aria traendola dall'aria? Ecco, il problema è che nell'aria ce ne sono 300 parti per milione, come diceva Mauro. 300 parti per milione... Ormai quasi 400. Quindi a causa del... Esageriamo. E questo vuol dire lo 0,04%. Capite che la concentrazione è molto bassa per un processo che debba recuperare anidride carbonica, cioè noi dovremmo filtrare un volume immenso di aria per recuperare l'anidride carbonica. Noi andiamo a recuperarla dove, come dicevo prima, nel processo del biometano, in realtà andrebbe buttata via, andrebbe immessa inutilmente nell'aria. Quindi evitiamo che venga immessa. In un processo come quello del biometano abbiamo atmosfere fra il 30 e il 40% di anidride carbonica, capite che la purificazione e il recupero è più semplice. Ma scusate, a questo punto mi sorge una domanda. Sarebbe possibile, o magari già si fa, non ho idea, andare a ripescarla laddove viene prodotta, che so, penso a una centrale che per produrre energia, perché lì immagino ce ne sia molta e potrebbe essere interessante piuttosto che lasciarla andare in atmosfera. Un esempio è il nostro impianto di Osio che produce idrogeno, per produrre idrogeno viene scomposta la molecola del metano e si purifica l'idrogeno. In passato, o meglio, la maggior parte degli impianti producono idrogeno e liberano CO2 nell'aria per la combustione. Ecco, noi, che non è gradevolissimo. Noi abbiamo implementato con la nostra Technoproject un impianto per recuperare questa CO2 che non viene più gettata, viene rivalorizzata e diventa da un rifiuto a una nuova materia prima. E sempre di più, tra l'altro, si parla di questo tema, no? Se ci vogliamo immettere nello scenario futuro, è chiaro che dovranno partire degli impianti di questo tipo, che comunque nelle grandi utenze che immettono tonnellate di anidride carbonica in atmosfera, è possibile tecnologicamente recuperare questa anidride carbonica e destinarla ad altri utilizzi, oppure sequestrarla, è il tema del futuro. Tra l'altro ci arriva un messaggio, siccome stavi già parlando, ne approfitto e faccio una domanda alla quale credo risponderai tu, perché è arrivata questa domanda da Instagram, eccola qui, la mando, e chiedono quali altri gas possono essere utilizzati nel settore alimentare. Abbiamo visto prima l'anidride carbonica, abbiamo visto l'azoto, come funzionano i gas, altri gas nel... Allora, esistono altri diversi gas
proprio elencati come additivi alimentari che possono essere utilizzati per il confezionamento e altre applicazioni a contatto con gli alimenti. Per esempio possiamo parlare dell'argon, che ha degli utilizzi che si stanno sviluppando sempre di più. Naturalmente è un gas semiprezioso, no? Nell'aria ce n'è solo lo 0,9%, però ha delle proprietà veramente interessanti, perché è un po' il connubio tra la grande inerzia dell'azoto, un gas perfettamente inerte, ma anche delle dimensioni e una pesantezza che rendono in questo caso possibile uno spostamento dell'ossigeno. E per cui nei prodotti pregiati, come per esempio nella tecnologia di produzione di alcuni vini, potrebbe essere impiegata utilmente un'atmosfera modificata a base di argon. Così, per aggiungere, siccome appunto è un gas prezioso, ulteriore pregiatezza a ciò che è già pregiato. È dove si parla di qualità, insomma se vogliamo fare i fini, facciamo i fini bene. Funziona molto bene. È un gas nobile. È un nobile. Il gas no, cioè, mica sempre i soliti pizzifichi. Forse sto continuando a parlare di cibo perché si inizia a farsi una certa e la colina. È arrivata una domanda da Andrea Colani su Facebook, che mando a schermo, e chiede se siete già attrezzati invece per quanto riguarda la questione dell'idrogeno. Dicevi prima che producete anche idrogeno, sì. Soprattutto anche per la possibilità di utilizzarlo come metodo come base per i metodi di trasporto in vista del Green New Deal entro il 2050. Sì, presso il nostro stabilimento di Osio c'è una società che è installata proprio dentro, vicino al nostro impianto di produzione, che si occupa appunto di testare fuel cells, di testare motori che utilizzano l'idrogeno per l'alimentazione di veicoli, dal classico muletto fino alla macchina, all'automobile. Quindi l'utilizzo dell'idrogeno è una tecnologia un po' futuribile, ma siamo molto impegnati nello studio, nell'applicazione. Ecco. Sì, mi viene da dire che comunque il primo passo verso l'ottenere un idrogeno disponibile e anche a dei costi tali da poter essere utilizzato per grandi applicazioni industriali o anche per il trasporto sarà sicuramente implementare le tecnologie come quelle del nostro stabilimento, cioè ottenere un prodotto che sia ecologicamente a basso impatto ambientale, perché viene prodotto recuperando interamente l'anidride carbonica. Ecco, tra l'altro, sempre parlando di anidride carbonica, che evidentemente è un gas che ha preso tantissimo, forse proprio perché è anche al centro un po' dell'attenzione mediatica, arriva da Sky and Space Luke questa domanda da YouTube e ci chiede: la CO2 dei vulcani a riposo viene usata per qualche applicazione? Boh. Non che io sappia, è mettere un impianto di recupero su un vulcano per quanto a riposo potrebbe essere... Anche avere così. I permessi potrebbero esatto. Essere la cosa più furba. Sì, c'è da dire che probabilmente la CO2 che viene estratta dal sottosuolo comunque ha origine da processi vulcanici o geologici estremamente lunghi e lontani nel tempo. È la stessa CO2, solo che la location in questo caso sarebbe... un pochino pericoloso. Andare a farci un impianto potrebbe non essere la scelta più giusta. Nel frattempo, se qui l'orario che mi danno sul tablet è un orario giusto, mi dicono che posso sforare un pochettino, per cui vi faccio altre domande perché ne sono arrivate. Chiedono, ecco questa roba qui, domanda da YouTube, l'ozono in ambito medicale come si concilia col fatto che è tossico? Bella domanda. La molecola è estremamente reattiva. Se vogliamo, anche tutti i farmaci usati male possono essere tossici. Ah, beh, certo. La molecola ozono, utilizzata nel modo più appropriato, ha un potente effetto antinfiammatorio. Ok. Per esempio, nel caso di ernia discale, un disturbo che conosciamo estremamente pericoloso dovuto all'infiammazione locale, l'ozono può essere iniettato, delle piccole iniezioni di ozono disciolto favoriscono un effetto antinfiammatorio, perché l'ozono poi va a reagire con tutte le molecole del corpo che
causano l'infiammazione dall'istamina alle prostaglandine, favorendo appunto il recupero e la riduzione dell'infiammazione e del dolore in quella zona. L'ozono estremamente reattivo e tossico, in questo caso diventa un farmaco, diventa una molecola molto attiva. Deve essere un uso puntuale. Sì, deve essere fatto con criterio. Non con può... criterio e in modo coscienzioso. Tra l'altro arriva un'altra domanda a cui forse però abbiamo già dato una breve risposta all'inizio, che arrivava anche questa da Instagram, e ci chiedevano per cosa viene utilizzato questo compressore blu. Questo compressore blu è forse il più grosso della nostra serie P, della serie verticale. È un compressore utilizzato per ossigeno e quindi prende ossigeno a basse pressioni e lo porta a pressioni intorno ai 30 bar, mi sembra di ricordare, 26 dalla targhetta, sì, che abbiamo. Esattamente. Viene utilizzato in un'industria, in un mercato tedesco, da un nostro competitor, tra l'altro, proprio per permettere la circolazione dell'ossigeno e quindi l'immobolamento. Potrebbe essere per pompare dell'ossigeno dentro una tubazione che lo porterà a qualche cliente, per esempio. Ah, ecco, okay. Perché comunque serve della pressione nei gasdotti, negli ossigenodotti, oppure per qualche altro utilizzo, certo, industriale. Ovunque possa servire del... I gasdotti di cui dicevamo prima sono appunto alimentati così. Ok, certo. Io volevo prima di chiudere questa domanda che magari pongo a Mauro, che è una domanda un po' da risorse umane, che quando chiedono come ti vedi fra... No, io chiedo come vedi il mondo dei gas fra 10 anni? Cioè, quale sarà l'impatto che possono avere, come potrebbe evolvere, ovviamente non sappiamo. Ma allora, l'industria dei gas è comunque un'industria importante a livello di produzioni di prodotti chimici, no? Se prendiamo i primi 5 prodotti chimici prodotti al mondo, ci sono l'azoto e l'ossigeno, sicuramente. Ah, caspita. Quindi diciamo che negli ultimi decenni abbiamo visto anche una trasformazione di alcune tecnologie di produzione, nel senso di portarli verso una gassificazione. Tanti processi che usavano il carbone o la materia prima petrolifera si sono spostati verso una gassificazione, per cui effettivamente stiamo un po' ritornando a una chimica di base basata su tante molecole semplici che possono essere il monossido di carbonio, l'anidride carbonica, il metano, ma tutti questi prodotti vanno poi inertizzati con dell'azoto, per esempio. E oppure per le combustioni è necessario, se vogliamo fare una combustione molto pulita, utilizzare l'ossigeno. Se facciamo una combustione con l'aria, generiamo dei problemi, no? Degli inquinanti, gli ossidi di azoto ed altro. Per cui io vedo un futuro sempre più in espansione per quello che è un po' quello che sta succedendo anche nella medicina. I gas stanno entrando sempre più nella medicina come farmaci. A noi piace parlare di gas della vita, perché i farmaci come l'ossido di azoto, l'idrogeno, l'ossido di carbonio si stanno scoprendo principi attivi in grado di curare e di correggere delle patologie. Quindi sempre più una medicina molto mirata, molto specifica. Caspita, anche qui tra l'altro utilizzati con criterio, perché se non sbaglio anche l'ossido azoto è un inquinante, invece in medicina se lo usi bene. È interessante questa doppia natura che possono avere le sostanze chimiche. E dopo studi e validazioni molto importanti, perché in questo modo si diventa di fatto officina farmaceutica, quindi come un farmaco, come un antibiotico, l'ossido di azoto ha dovuto superare tutte le fasi di validazione, la cosiddetta AIC, autorizzazione emissione in commercio, per diventare un vero e proprio farmaco. Ma l'ho consegnato anche col bugiardino? Assolutamente sì, assolutamente sì. Siamo sì, anche azienda farmaceutica, possiamo, oltre che alimentare, no? Quando i gas hanno singoli utilizzi di questo tipo diventano veramente una produzione. Abbiamo la nostra farmacia, abbiamo i nostri farmacisti, abbiamo tutto quello che ha un'industria farmaceutica. Siamo un'industria farmaceutica. Caspita, io direi che siamo partiti dicendo che i gas vengono snobbati, che molto spesso non se ne sente parlare. Abbiamo visto come invece... Caspita, permeano la nostra vita di tutti i giorni, come siano fondamentali anche per l'industria chimica. Io vi ringrazio davvero tanto, anzitutto avermi ospitato e avermi raccontato un po' quello che combinate. Ringrazio quelli che ci hanno seguito, i commenti davvero sono super positivi, per cui sono davvero contento. Io faccio sbrigo un paio di cose burocratiche per il Festival Bergamo Scienze e vi ricordo che alle 17 ci sarà l'incontro Che lingua parlano i delfini, perché evidentemente
comunicano e comunicano molto bene con Diana Rice e Stuart Firestein, con anche Willy Guasti. Sarà sicuramente molto interessante e grazie per tutto il pesce, come dicevano i pinguini di un celebre romanzo e film. I pinguini, i delfini. Invece alle ore 21 ci chiederemo come si superano le grandi crisi con Jared Diamond e Gianvito Martino. Io vi ringrazio di averci seguito e siccome si è fatta una certa vi auguro anche un buon appetito e il festival continua.